E benvenuti ragazzi, sono Gilberto e sono qui oggi perché voglio portarvi un video assurdo su Black Ops 3. Prima di iniziare però, come starete sicuramente notando, sto giocando con l'account di un mio iscritto, ovvero Lollezzo. Vi invito cortesemente a passare dalla sua pagina perché fa mini video, mini clip di skating, così si può dire. E nulla ragazzi, vi invito, trovate qua sotto, ve lo sto indicando adesso, il nome del suo... La sua pagina Instagram. Fate veramente un favore, lui ha ricambiato appunto dandomi l'account per provare. Come potete vedere, la N94 di Black Ops 2, ovviamente su Black Ops 3. È bello cavallone perché ha anche la mimetica dei phase, quindi la proveremo con un'ottima mimetica. Non ha tutti gli accessori sbloccati, però ci gioco un po' e vediamo di riuscire a sbloccare qualcosa. Io direi che possiamo partire e noi, raga, magari vi lascio qualche spezzone di partita, non una partita intera. Cioè, se riesco a fare una bella partita, vi lascio la partita intera, se no faccio qualche spezzone di partita in cui vi mostro più o meno com'è l'arma e soprattutto io che tiro qualche streak. Speriamo, raga. Noi, raga, ci becchiamo in game. Di streak ho messo WAV contro Evita Suicide, ma semplicemente perché tanto di streak non ne prenderemo, visto che non ho praticamente accessori su quest'arma qua. E ci sto per farvi vedere leggermente com'è quest'arma qua. Il problema è che questo mio iscritto qua ha i DLC. Figa, la gente che si... non si trovano i ritardati con i DLC, perché ci sono lobby solo, praticamente solo DLC. E quindi non ci sono i livellini della gente che ha iniziato a giocare oggi. E boh. Male. Dai, figa, ma il pompa no, pompa no, per favore. Dai, intanto tu inizia a morire. Anche tu. Perché se no... Guarda lì, oh, è un problema uscire da questo cazzo di tunnel qua. È impossibile. Questo che ti ha dato la fumogena per entrare col pompa, male. Come ha fatto a non morire? Oh! Questo qua si ti vuole affiancare, bello ma... Cosa volevi fare? Hellstorm nemico in arrivo. Il problema è che di qua non ne usciamo più, eh. Cioè guarda quanto mi ha sciolto questo. Tu intanto vedi anche di morire perché sennò non sa da fare, eh. Il problema è che di qua non ne usciamo. Che loro stanno camperati lì e noi stiamo camperati qua. È una bella sfida, va. Tu intanto muori. Guardian alleato schierato. Che senso ha mettere il Guardian lì, bello? Muori. Intanto il guavettino ce l'abbiamo. E iniziamo già a capire un po' come gira. Riusciamo a prendere il girare gli spawn. Tanto prendetevi sto conto. No, no, non sono riuscito ad andarmene via. Credo fossero 1/2, invece figa erano 4 erano. Ora cerchiamo di chiuderli lì. Tu dove vuoi andare, bello? Muori un po', anche tu. Anche voi due cuccioli, dove volete andare? Oddio! Prova a fare un attimo un giro, giusto perché... Aspetta, qua ci stanno pushando.
Prova a fare un giro tattico, raga. Vediamo se ci riesce. Se non ci riesce, oh. È così che va nella vita. Sono flippati proprio tutti gli spawn. GG. No, raga. Come non mi è morto quello lì, oh. Comunque vedete questo qua, tutti i lobby di gente forte. Perché c'è la gente che ha i DLC. Se riesco a fargli il giro, se riesco a farglielo. Attenzione, approvvigionamento nemico. Status. Muore. Stile in sorvolo. Purtroppo diciamo che non ho una squadra di fenomeni insieme. Diciamo che io non è che ho fatto la best partita ever, però 18-6 contro gente che comunque è forte. Non è male. Perché hai tirato il UAV se sei contro, raga? Vabbè, tiro il contro anch'io. A parte che è finita la partita, però. Raga, non ci... Stavo per ribaltare una partita assurda, raga. Assurda. Comunque, io questa cava la porto. Però ne porto anche un'altra o magari qualche spezzone. Però questa cava la porto perché io mi sono stato abbastanza bene contro gente che era brava. Perché intanto quel Gabrim lì ha fatto 24-12. Poi tutti gli altri non è che fossero dei fenomeni, però... Non male. Questa era la prima partita, adesso vi porto la seconda. Raga, è uscita Fringe che è bella bella pulita. Potrebbe andare veramente bene per la N94, visto che è una mappa con tanti spazi aperti, anche parti leggermente socchiuse, tipo quella casettina lì, le altre due casettine, però la maggior parte della mappa è aperta, quindi si riesce a giocare abbastanza bene con la N. Purtroppo, come ripeto, non ho tantissimi accessori, ho sbloccato il BOA3 come mirino, che è leggermente meglio dell'altro, però oh, proviamoci. Cerchiamo di fare qualcosa di carino. Ho messo il la mimetica degli Optic, visto che lui ce l'aveva. Ho tolto quella di Fate. Vediamo se qualche pischelletto vuole passare di lì. Se qualcuno vuole passare di lì, figa, lo fulminiamo. Direi che nessuno passa di qua. No, raga, ecco, vedi, ho tolto il calcio e ho messo quello regolabile, credendo che fosse meglio, e invece no, perché rinculo abbastanza, io non lo sapevo. Però, raga, ci si prova comunque. Però non trovo la gente, oh. Ecco questo. Ok, raga, siamo un attimo in confusione perché non capisco che giri stiano facendo i miei compagni. Quindi non capisco da dove arrivano i nemici, però... Ok, questo qua l'abbiamo... Cioè, vedete che allora, senza silenziatore è veramente, veramente forte. Col silenziatore perde veramente tanto. Cioè, è abbastanza ingiocabile senza... col silenziatore. No, ok. Bro, ce n'è uno dietro. Ok, il guavettino ce l'abbiamo. Tiriamo il guavettino. Ok, lo sapevo che sarebbe sbagliato.
Cioè, come hanno fatto a non morire questi? Vabbè. Ok. Minchia raga, fossi morto da questo qua mi sarei incazzato troppo. Perché avevo smirato un po'. Cioè, abbastanza tanto. No, 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 no. Mi devo andare, me ne devo andare. No, raga, sono morto a due dall'hater. Cioè, fuck off, man. Allora, questa lobby qua è molto meglio di quella di prima. Ma questo qua cosa stava facendo, raga? Era bella confusa. Allora, da lontano senza calcio fatica un po'. Se posso dirvi un difetto, però è abbastanza forte, devo essere sincero. Un altro guavettino ce l'abbiamo. Perimetro stabilito, quota 10.000. Guavettino di disturbo, bello pulito. Cerchiamo di fare un aggiramento alla zana. Quanto ho smirato, come mi si era bloccato il mouse, aiuto, raga. Mi sarei bloccato e non riuscivo a seguire la sagoma. Smira un po' da lontano, quello se devo essere sincero è vero. Però è forte come arma. Se uno magari riuscisse a mettergli calcio, perché se uno riuscisse a non prescindere dal calcio, nave Raps in arrivo. Quest'arma qua diventa veramente, veramente forte. Ma questo! Questo qua come era messo? Come era messo? Aiuto! Ma chi è che ti ha tirato le Raps? Raga, cosa fa? Colpo fulminante alleato. Perché avete tirato le Raps? Belli. Qua mi stava per uccidere, oh. Oh, qua bello pulito, eh. Quanto è forte, raga. È bella, bella pulita. 23-4, not bad. Purtroppo su deathmatch non è che si possono fare tantissime kill, visto che è molto difficile tirare le streaks. Però è stata una bella partita, sono contento. E, raga, direi che possiamo, se questo video arriva a 60 likes, nel prossimo episodio di questi live vi porto l'MSMC di Black Ops 2 su Black Ops 3. Quindi noi, raga, fatemi sapere qua sotto se lo volete. E noi, raga, ci vediamo al prossimo video.